che parte dal 1980, quando il mio papà e la mia mamma hanno deciso di mettersi in proprio e hanno proseguito per una decina d'anni. Era semplice seguire quella che era la lavorazione della maiolica artistica, perché abitando di sopra io potevo, durante il mio percorso scolastico, scendere, vedere, curiosare e imparare osservando semplicemente. Nella mia bottega faccio solo la pittura, quindi mio marito si occupa della smaltatura, poi mi porta l'oggetto, sia me che la mia mamma, noi dipingiamo, facciamo qui la fase della pittura, poi mio marito le riprende, le riporta al laboratorio e fa la seconda cottura. Prima della pandemia i clienti arrivavano anche dall'estero, in molti dagli Stati Uniti, per ammirare e spesso spendere migliaia di dollari. Questa signora molto anziana veniva dal Texas, arrivava con il taxi o l'autista, non mi ricordo, e veniva apposta. Il turismo americano è stato un turismo molto forte, tutti, chiunque aderuta può raccontare episodi del genere. Stiamo parlando di una tradizione lunga 8 secoli. A poca distanza dalla bottega di Annalisa c'è il Museo Regionale della Ceramica. Le prime maioliche risalgono addirittura al 1280. Il museo di Deruta è stato fondato nel 1898 e doveva servire alla produzione di Deruta, che era in crisi nell'Ottocento, e quindi volevano, attraverso il museo, recuperare i modelli che erano stati del Rinascimento, che dei vari secoli, la tradizione più eccellente di Deruta. Ancor più della pandemia, la grande minaccia per il futuro dell'artigianato derutese è l'assenza di nuove leve. Ci sono giovani interessati, però c'è un problema molto importante, che è il problema della formazione. Non c'è più l'istituto d'arte. Alcuni mestieri, come un bravo pittore, un bravo torniante, occorre che ci sia comunque una scuola che prepara al disegno. Le istituzioni locali però sono ottimiste. La tradizione sarà sempre più forte della crisi, anche perché, ci dice il sindaco, non c'è Deruta senza ceramica. Il settore della ceramica artistica è un patrimonio importante per l'Umbria e direi anche per il mondo, e per questo è compito delle istituzioni salvaguardarlo e soprattutto salvaguardare quel settore degli artigiani che producono ceramica artistica, che spesso sono messi in difficoltà anche da questa crisi emergenziale. La strada della ceramica in Umbria nasce su una idea che ha come finalità principali quella di creare una rete fra le città di antica tradizione ceramica, di promuovere la ceramica umbra nel mondo. Abbiamo avviato un percorso per ottenere il riconoscimento della ceramica artistica come patrimonio immateriale dell'umanità.